portando abbastanza bene con la lingua. Questo invece è un altro che vi dico dopo. È una penna raffinatissima, era noto anche come un giornalista corrosivo, non si sa che cosa gli sia capitato. Cioè un'ipersalivazione, un eccesso di bave, non so come si chiami questa malattia, ma sicuramente avrà un nome. È quasi da soffocamento. Napolitano, che secondo il giudice, ecco, questa è una leccata fronte retro, è un pezzo dove lecca contemporaneamente Napolitano e Renzi, il giorno in cui Renzi va a portargli la lista dei ministri e Napolitano gliene cancella la metà e gli scrive quello che vuole lui. No? Dopo 3 ore di tregenda Renzi esce e questo riesce a scrivere questa roba qua su Repubblica. Napolitano, che secondo il giudizio di Malaparte non perde mai la calma neppure dinanzi all'apocalisse, ha imposto a Renzi il suo passo. Mogherini, Boschi, Madia, Guidi, Lanzetta, Pinotti, che non è una formazione di calcetto, no? Erano le ministre del governo Re. Non sono le rose del ventennio, né le lupe di Silvio, né le amazzoni di Bossi, sono invece la dolcezza della gens nova, non affamate, ma pronte a perdersi nella politica, rassicuranti e pacificanti custodi dell'irruenza del capo. Ma poiché nella danza non c'è solo chi conduce, ma anche chi seduce, Renzi ha imposto al passo lento di Napolitano il suo peso di libertà, a volte baldanzosa e a volte birichina. Di sicuro la sua gioia era genuina. Ebbene, questa è l'allegria del rilassamento, l'evviva del dopo partita, la felicità della vittoria. Un presidente del Consiglio così raggiante è una novità per l'Italia. Solo grazie alla prudenza di Napolitano, che lo ha dosato e sorvegliato, Renzi è rimasto l'attor giovane con il bellissimo torto di prendersi il futuro. Pensate la salivazione come va avanti, no? Una cosa proprio fiumi di bava. Sorridono, questo è il finale alla Chaplin, no? Sentite, sorridono sia l'uomo della politica sia quello dell'antipolitica, il principe Ippolito e il garibaldino Lando, il vecchio e il giovane appaiando la spada che ferisce e separa, con la spada che cuce e ripara hanno tenuto a battesimo la nuova classe dirigente. Ma uno, mentre le scrive queste cose, ma non gli viene da ridere? Ste Francesco Merlo, alla memoria, già noto per la sua penna urticante e ora salivante. Ma ve li ricordate quei poveri studentini allievi della scuola di Ragusa che accolgono il premier Duce con la canzoncina del Balilla? Facciamo un salto, battiamo le mani, ti salutiamo tutti insieme, Presidente Renzi. È una delle scene più patetiche della storia repubblicana, anche perché queste cose succedevano ai tempi di Libero e Moschetto, ma soprattutto perché Renzi si è beato tutta la canzoncina invece di prendere gli insegnanti e di dire: ma siete rincoglioniti? Ma che fate? Ma liberate questi, ma chiamate il telefono azzurro, liberate sti ragazzi.